Siamo con Henry De Luca per la presentazione del suo nuovo libro. Partiamo dal titolo, I pesci non chiudono gli occhi. Da dove nasce questo titolo? Beh, come tutti i miei titoli, nascono da una frase detta da una delle persone che ci sono dentro alla storia. E questa è una ragazzina di 11 anni che viene guardata con occhi spalancati da un ragazzino di 10. E allora gli dice, ma chiudi un po' quei benedetti occhi spalancati. E lui dice, ma io non posso, perché sto guardando te. E lui dice, fai come i pesci, che i pesci non chiudono gli occhi. E così è una frase presa da lì. Quali sono le tematiche di questo libro? C'è anche una bella fetta relativa ai ricordi, all'infanzia. Quanto incide questo sulla sua scrittura? Io tutto da lì pesco. Invento poco, rastrello dentro il passato. E quando il passato è così remoto, come in questo caso 50 anni fa, e allora i migliori ricordi stanno piantati sopra un'isola d'estate, dove mi hanno permesso di passare il tempo migliore della mia infanzia e della mia adolescenza. Quindi è una storia ambientata a Ischia, negli anni intorno agli anni 60. Quando è che le viene l'idea di scrivere un libro? Cioè, non so, c'è un momento particolare? Sì, c'è un momento particolare, il momento in cui mi ricordo qualcosa, in cui un soprassalto della memoria mi fa venire in mente un tempo intenso, forte del passato, e allora lo riacciuffo stando per un po' a scrivere. Scrivere lentamente, come faccio io, con la penna sul quaderno, mi permette di stare di nuovo con quel tempo passato, di abitarlo di nuovo. E questo è l'innesco delle mie storie. Ecco, c'è anche un rapporto particolare con il teatro. Succederà anche come è successo per Il nome della madre? Cioè, state pensando di fare un adattamento teatrale? No. No, Il nome della madre era già direttamente scritto per essere detto, per essere raccontato a voce. Era scritto in forma di dialoghi. No, questo è una storia. Se qualcuno la vuole portare in giro, mi fa piacere. Che fattore fa vedere tutta questa gente in fila per lei? Non so che effetto mi fa. Credo che vengano per farsi raccontare qualche storia e io faccio questo, insomma. C'è bisogno di storia adesso? Credo di sì. Credo che le persone hanno bisogno di... Ma sempre c'è stato bisogno di sentire delle storie, di farsi raccontare delle storie. La nostra civiltà ha progredito così all'inizio, passando a voce da una generazione all'altra. Le sue notizie, le sue fantasie, gli incubi, le storie, i dolori e le felicità passavano a voce. E così siamo ancora sotto quell'influsso di racconti orali che ogni tanto qualcuno rianima.